Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Se tutto va bene ragazzi, se tutto fila liscio, questo video verrà pubblicato di pomeriggio, quindi mi auguro che sia così. Se lo vedete, se ovviamente dico queste cose, sicuramente uscirà di pomeriggio. Comunque sia ragazzi, partiamo subito. Sto registrando più o meno a mezzanotte. Sono un pochettino in ritardo, purtroppo il 28, cioè all'uscita del pacchetto di Onslaught DLC di Call of Duty Ghost, ovviamente io sono uscito tutto il giorno, non sono tornato. Anzi, sono tornato adesso a casa. Quindi, ragazzi, cercherò di farvi il video. Vorrei, se riesco, ovviamente, vi faccio vedere tutte e quattro le mappe di Call of Duty Ghost Onslaught della DLC. Vedete come sto facendo le impostazioni, ragazzi. Sto mettendo quattro botte. Difficoltà ovviamente reclute, in modo così posso accumulare le morti e farvi vedere, ad esempio, in questa mappa che è Fog, quel giochino di diventare Michael Myers, ragazzi, le direttive di missione. Ragazzi, vi farò vedere tutte le mappe ovviamente. E se riesco proprio in tempo, vi faccio vedere anche Nightfall, magari giocata con, cioè, con avversari, con compagni random. Quindi, ragazzi, partiamo subito. Andiamo su avvia partita e partiamo subito. Eccoci, ragazzi, siamo su Fog. E ora finalmente possiamo vedere sta mappa. Più che altro perché mi interessa molto la direttiva di missione, quella per diventare Michael Myers e provarlo. Quindi, ragazzi, prima di tutto otterremo questa ricompensa di diventare Michael Myers. E cercherò di velocizzare tutto, facendo andare molto veloce il tempo, magari rallentando, cioè velocizzando la scena, in modo da raggiungere le 25 kill, chiamare la ricompensa, ovviamente, diventare Michael Myers. E poi da Michael Myers ci facciamo un bel giro della mappa per vederla nella sua completezza, diciamo. Ok, quindi partiamo, andiamo con Honey Badger. Tutti Eccoci controllati. ragazzi, quindi velocizziamo questa scena, io ve la taglio direttamente. No, cioè non è che ve la taglio, ve la velocizzo. Voi potete vedere, potete assaporare, non assaporare un cazzo. Potete vedere direttamente come kill 25 di questi soldati in recluta. E così vediamo anche quella minchia di Michael Myers. Eccoci ragazzi, siamo versione Michael Myers. L'ho trovata alla fine negli approvvigionamenti. Eccola. Proviamo ragazzi, facciamoci un giro anche della mappa. Mamma mia, che figata. È veramente forte. È una super Juggernaut, raga. La musichetta, sentite, è troppo bella. Ma state scherzando. Come ti permetti? Sente la musichetta. Cioè, fantastico. Fantastico. Facciamoci un giro ragazzi. Come potete vedere, la mappa è veramente distrutta, è una cosa strepitosa. Allora, la strada qui è separata. Quindi, facciamoci un giretto qui, vediamo. Ok. La città tutta insanguinata, ragazzi. Un campo. Ok, mi brucio anche nel focarello. Cosa c'è qui su, ragazzi? Proviamo a vedere cosa c'è qui su. Ah, vabbè, un rialzo e basta. Poi, ovviamente, vi porterò anche nelle caverne. Quindi, andiamo a farci un giro. Allora, ok. Attrezzi della tortura. Ah, figo! Chiuso qui, sbarrato il pozzo. Il pozzo dei desideri, ragazzi. Una casa, un paio di animali. La scimmia! La scimmia con la sigaretta! Non si fuma, scimmietta. Sento rumori di. Ah, eccola. Cosa fai, stronzo? Che rumori fanno? Allora, siamo ritornati al punto dove eravamo prima, ragazzi. Andiamo dentro le grotte. Qui c'è un buco. Qui c'è un rito satanico. Qui c'è una macchina bruciata. Siamo tornati a prima. Oh, come ti permetti? Ti voglio ricordare che io sono Michael Myers. Quindi sono il più forte di tutti. Qui ovviamente c'è un'altra capannina abbandonata. Qui c'è una specie di speed co. No, Juggernaut, ragazzi. No, scherzo. Il gasolio. La zucca di Halloween. Che non si taglia, va bene, non fa neanche intagliarla. Qui c'è gente salva. Qui c'è gente salva. Quindi la mappa, ragazzi, è questa più o meno. Alla fine, quindi,
piccolina, è molto ristretta, molto buona alla fine, perché no, hanno, non cado perché mi muoio sicuramente, un Satcom in bella vista, come sei permesso di ammazzarlo? Satcom, ragazzi, bello, grande. Oh, me, non provarci! Adesso faccio un'ultima kill, ragazzi, e poi andiamo alla mappa successiva, per vedere un attimo le mappe successive, ovviamente. Sicuramente nelle altre si chiameranno le cam, eccetera, o il, una specie di mortai, perché alla fine sono sempre quelle le ricompense. Ultima kill, perché voglio vedere il fumo cosa significa. Come? Ah. Oh, oh. Ok, finito, ragazzi. Andiamo su, abbandono la partita. Sì. E ovviamente, ragazzi, chiudiamola qui. Veramente figa questa mappa. Deve essere veramente figo ottenere questa ricompensa, perché è veramente bella. È troppo divertente. È una specie di Juggernaut alla fine, ragazzi. Un po' in ritardo, ma che massacratore delle paludi. Bellino, ragazzi, veramente figo. Sono contento. Mi fa veramente piacere questa cosa, che ci sia questo bonus al posto dell'HM. È un bonus alternativo e molto simpatico. Quindi, ragazzi, questa è la prima, e Fog, ovviamente. Andiamo sulle altre mappe, ragazzi. Ovviamente una cosa veloce. In questo caso, ragazzi, vado su Containment, Bayview e Ignition senza neanche guardare il... senza neanche mettere i soldati, reclute, compagni per ad ammazzare, perché sicuramente ci saranno le cam o l'attacco con i mortai o quelle cose a gas. Quindi, ragazzi, andiamo su Bayview e andiamo su avvia partita. Eccoci, ragazzi, siamo su... cos'era questa mappa? Era su... Su Bayview, ragazzi, ok. Anche questa mappa sembra molto piccolina. Da quello che abbiamo capito, c'è quella specie di trenino, vagone che gira per la mappa, per un pezzo di mappa. Andiamo solita classe Honey Badger. Facciamoci un giro, ragazzi. Ovviamente io sono il coglione che si è dimenticato di togliere le reclute ai soldati. Quindi nel frattempo che faremo un giro della mappa dovremmo ammazzare anche gli avversari. Ah, come potete vedere, una specie di... cos'è? Parco marino. Siamo ad Atlantide. Oh! Grande zio. Allora, ok, figo. Bellino, ragazzi, questa cosa è veramente bellina. Mi piace. Però vorrei... allora, facciamoci un giro, vediamolo un pochettino com'è. Ok, sì. Siamo vicino a un porto. Sì, siamo in un porto alla fin fine. Quindi, facciamoci un giro. Il vagone, eccolo qui, ragazzi. Qui non si può scendere, giustamente, perché i soldati di... i soldati di cosa? Di Call of Duty non sanno nuotare. Ok, si ferma. E parte, ok, ok, vabbè. Alla fine è un percorso molto semplice. E voglio vedere se mi schiaccia. Non mi schiacci, stronzo. Ok, quindi ci sono vari edifici, ragazzi. Piccoli edifici, con ovviamente ambienti, cioè non subacquei. Ci sono tipo musei, una specie di museo marino, roba del genere, sono pesci, eccetera. Bello, non muore. Vabbè. Anche le reclute burdo, flex, non muoiono. Muori. Ok, seguiamo il percorso, poi ci addentriamo ovviamente all'interno, più al centro, ragazzi. Qui si ferma, ora riparte. Sì, andiamo nel coffee snack shop. Vendono acqua, snack, gumma, gummi, squid, chocolate. E non si capisce. C'è la canzone di Eminem, ragazzi, quella del trailer. Poi saliamo su. Una ventola, sì, che è fresco. Un balconcino per camper, ragazzi. Un balconcino per camper. Abbiamo anche Song in partita, ragazzi. Quindi qua siamo già andati. Andiamo dentro questi edifici, Aquarium of Bayview. Ok, un piccolo acquario con una un sottomarino. Un cazzo. Una mascella di squalo. Dai, vabbè. Un piccole orche palloncino, non so che cosa siano. Riusciamo da qui, ragazzi, perché ovviamente suona, perché ho rubato. Ho rubato un Honey Badger. Altri edifici, sempre solito stampo dell'altro di quell'altro negozietto. Qui cosa c'è? C'è Jumbo. Ok, andiamo su Jumbo, ragazzi. Ah, qui per sprovare le specialità che ci sono marine. Ovviamente cucinano gli squali. Qui andiamo su Silver Star, un ristorantino tattico. Juice, non c'è più la Coca-Cola. Juice, Succulez, Juice, ok. Centro perfetto. Ma come è giusto che sia, ragazzi, alla fin fine.
Questo è un altro. No, sempre il. Ah, ecco. Il punto tattico per il camper, ragazzi. Vi mettete in questa posizione, ragazzi. Per il camper, ovviamente. Tattica posizione, ammazzate tutti. Poi. Ok, questo abbiamo visto. Alla fine non c'è niente, ragazzi. È molto piccola. E come fino adesso, ragazzi, stanno rispettando le aspettative che avevano chiesto ovviamente molti di noi videogiocatori, di molti di noi coddari, che ovviamente hanno chiesto mappe più piccole, che a noi piacciono tanto questo genere di mappe. Ok, perfetto, ragazzi. Quindi questa è la mappa, più o meno Bayview. Ve l'ho fatta vedere nella sua essenza. Nella sua, ragazzi, essenza. E noi partiamo con la prossima mappa, ovviamente. Andiamo su, abbandona la partita e partiamo con, ragazzi, Containment. Dai, andiamo su Containment. Eccoci ragazzi, siamo su Containment, se non sbaglio è quella mappa dove c'è il ponte, dove ovviamente sopra c'è un camion con materiale radioattivo. Andiamo ovviamente con l'Honey Tutti Badger contro come al tutti. solito, ovviamente l'oro luccica ragazzi, vedete il sole che abbaglia l'Honey Badger, che cosa bella, non vedo l'ora di averlo così. Allora, autobus distrutti, non so se vi siete accorti, se, anzi non so se vi siete accorti, vediamo se esplode questa cosa. Oh, bello, grande zio. Se vi siete accorti che ovviamente le mappe che presenta sempre Call of Duty sono tutte distrutte. Infatti anche questa è distrutta totalmente. Qua ci troviamo in un pezzo di chiesa. Un pezzo proprio di chiesa, ragazzi, perché l'hanno devastata. Questa è troppo festa, troppo festini nei confronti di Gesù. Apriamo questa cosa per irrompere. Bam, ok. Ci sono cose da irrompere, ok, perfetto. Scendiamo giù. Sento. Allora, c'è il radioattivo lì. Sicuramente, ragazzi, bisogna farla esplodere in qualche modo. Oh, mi ha ucciso, grande. Qui è chiusa. Qui c'è ovviamente turisti che stanno pagando via le armi. Qui c'è il chiuso, c'è un cancello chiuso, tutto chiuso. Camino serrato, sì. Coca-Cola distrutta, anzi, non Coca-Cola, Juice. Qualcosa che mi ricorda tanto Fallout. Mi sembra molto simile ai Fallout, i prezzi sono quelli. Ok, chiuso. Ok, andiamo qui. Cancelli chiusi, gippetti che ovviamente non so che marca siano. TV di merda. Refrescante. Refrescante, ragazzi. Per rinfrescarvi un po' il cervelletto. Ok, questa cosa nucleare non so se. Ah, bello! Ragazzi, se passate in mezzo, ovviamente voi perdete segnale. Tipico nucleare che se vi ricordate su MFU, su Modern Warfare, quando andate ovviamente con, se non ricordo, Capitano Price a Chernobyl, tornate indietro nel passato, ovviamente uscite dalle zone, non, uscite dalla zona, andate nella zona radioattiva ovviamente, vi accorgerete ben presto che il segnale lo perdete e dopo un po' morite, ovviamente mi ritorno anche qui, vedete che il segnale sulla mappina sta sparendo, muori stronzo. Ok, e questa più o meno è la mappa, infine, ragazzi. Andiamo sotto il ponte, vediamo se anche qui ci sono. Sì, anche qui va, c'è il segnale radioattivo. Vediamo se dopo un po' fa male. Ovviamente il soldato mi ammazza, quindi non posso farvi vedere se mi fa male o meno. Vabbè, ragazzi, scendiamo qui sotto, di nuovo, mettiamoci qui sotto. Ok, mi sta facendo male. Hai già rotto il cazzo. Oh, ancora, ancora, e basta! E che cazzo! E fate fare sto video in pace, anche voi soldati di merda, reclute, rompete troppo il cazzo. Puttana Eva, oh. Scendi, va. Questi alberelli fighi. Ma tu sono tutti qui. Ah, l'azione è qui. Ma muori, stronzo. Io rimango qui a questo punto perché altrimenti mi ammazza. Ah, bello! Oh, ma sono da ogni parte! Sono degli scarafaggi questi qua. Vabbè, ragazzi, comunque sia. Lì, se vi mettete sotto il camion, se mi mettete vicino al camion, ovviamente perdete il segnale. Grandi, raga. Bravi. Come vedete, come sentite anche il rumore, ragazzi, capite subito che c'è il materiale radioattivo. Adesso non so se si può far esplodere. Chi ha già Ignition, sì, chi ha già Ignition. Chi ha già il nuovo pacchetto Onslaught, mi dica se si può far esplodere questa cazzo di cisterna di merda. Nel frattempo, io, ragazzi, vi offro una refrescante. Coca-Cola, anzi, cola di Diola o di da cola. Stimulante sosa. Mister Caffeina. Mister Caffeina, ragazzi. Fresh e limonata dama. Sponsorizzata da Cure93. Comunque sì, ragazzi, partiamo subito con l'ultima mappa che è Ignition, che sarebbe Scrapyard. Quindi, ragazzi, andiamo su, abbandona partita e dirigiamoci subito su Ignition.
Eccoci ragazzi su Scrapida, volevo dire Ignition, andiamo subito sul pallone di Belgio come al solito. MV2 ragazzi, facciamoci un giro. Chi se la ricorda ragazzi? Non ditemi che non ve la ricordate, chi ha giocato MV2 sicuramente se la ricorderà questa mappa. Ecco subito. Ami, bravo zio, grande. Mica che figata raga. Che figo, volevo andare anche qui. Che palle. Questo schermo ragazzi. Fiat ragazzi, Fiat Screen, fanno anche pubblicità alla Fiat raga. Ultra Color. Full HD no, neanche Full HD ragazzi. È solo HD Ready. Uno. Ah, pensavo fossero indistruttibili gli schermi. Così nessuno mi può spiare. Grande raga. Grande zio. Scendiamo giù. Questa vado molto rapido lo sguardo su questa mappa perché sicuramente la conoscerete tutti. Spero per voi che la conoscerete tutti questa mappa. Che la conosciate tutti perché mi giro di coglioni, ragazzi. Chi non ha giocato di, chi di voi non ha giocato MV2 e ancora su 360, vi consiglio di prendervi MV2 perché è uno dei capitoli più belli della saga di Call of Duty. Forse, anzi, ragazzi, forse è stato il primo che ho giocato online. Perché MV1 l'ho giocato successivamente. Il primo che è stato, che ho toccato ovviamente online è stato MV2. E forse è stato veramente quello che mi ha fatto appassionare alla saga di Call of Duty. Quindi ragazzi, come potete vedere, bello. 16. Cos'è? 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 Ah, stava per tirare il razzo, è vero. È vero, è vero, me l'ho scordato. Muori, stronzo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon Capodanno, ragazzi, anzi, buon 2015. Dov'è? Dov'è? Uccidi un nemico saltando, ragazzi. Uccidi un nemico saltando. Un bunker, ragazzi. Andiamo su questo bunker. Un bel bunker. Roba aliena, ragazzi. Ovuli. Figo, 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 figo. Mi piace questa cosa. Me piace. Sali, 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 sali. Grandi. Ci manca solo che sia collegato anche qualcosa di alieno. Sarebbe troppo bello, ragazzi. Veramente figo. Mi piace comunque questa mappina. Cingoli giganti. Dove stai andando, zio? C'è uno qui? Lo sentivo. Sono diventati più forti questa recluta. Che cazzo. Ragazzi, questa alla fine. Cioè, alla fine è Scrapyard. Quindi, chi di voi l'ha giocata si ricorderà che è veramente una delle mappe più belle che abbiano fatto. Bello, due colpi mi uccide, grande. Sì, una delle mappe più belle che abbiano fatto di MV2. Delle mappe base, ovviamente. Vi consiglio, come vi ho detto prima, di giocare a MV2 se non avete mai giocato. Boh, niente. Sì, questa mappa mi piace, mi piace, mi piace. Andiamo dietro i cingoli che mo ci schiacciano per bene. Qui noi siamo saliti, qui noi siamo saliti. Saliamo, 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 saliamo. Saliamo, saliamo, saliamo. Eccoci qui. Ecco, ragazzi, un altro posto per i camper. Ok, compagno. Ok. Questo è il camperaggio totale, ragazzi. I camper ovviamente adoreranno questa mappa, ricordatevelo bene. Oh, c'è uno che ha chiamato il cane addirittura. È qui sotto? Va, tranquillo. Vieni, cagnolino. Muori! Boh, ci manca solo che mi ammazzi da qui. Bello, il cane è buggato, grande. Cane ucciso, ok, perfetto. Quindi, ragazzi, questo è Scrapyard. Scusate, volevo dire Ignition. E niente, ragazzi, queste sono le quattro mappe che, ufficiali che ha presentato la Infinity con il nuovo pacchetto Onslaught. Speriamo che, ovviamente, Nightfall sia anche quella molto bella come mappa. Quindi, ragazzi, andiamo su, abbandona partita e vediamoci anche Nightfall. Ok, ragazzi, questo è Nightfall. Seguite un pochettino il filmato, ve lo faccio guardare. La vita, ma so che se restassi in silenzio, milioni di innocenti morirebbero per colpa mia. 6 mesi fa sono stata coinvolta da David Archer in un programma di ricerca segreto, nome in codice Nightfall. Non scenderò nei dettagli. Vi basti sapere che l'invasione di criptidi in Colorado era solo la punta dell'iceberg. Quando è intervenuto l'esercito, Archer ha trafugato degli esemplari dalla zona di quarantena. Nightfall è proseguito in segreto. Stanno arrivando. Trovate Archer. Distruggete Nightfall.
Ok ragazzi, quindi sembra molto buona come, diciamo, come presentazione. Mi è piaciuta molto questa cosa. E abbiamo anche Miley Cyrus a giocare con noi ragazzi. Io ovviamente ragazzi non spaventatevi, sono a un livello veramente basso, a un livello 26. Però alla fine anche la torretta, quindi va bene. Io sapete che ovviamente non gioco molto a Extinction. Anche se non faccio video, non pensate che ci giochi un casino perché non l'adoro, devo essere sincero, proprio non lo adoro come modalità. Però ragazzi ve la voglio presentare perché è sempre un day one del pacchetto. Anche se ovviamente lo faccio con un giorno di ritardo e quindi ve la faccio vedere tutto. Ovviamente abbandoniamo la lobby e direttamente partiamo con un'altra partita pubblica, speriamo bene. Quindi ragazzi, partiamo subito. Eccoci ragazzi, Nightfall 22, 10, 17, 14 settimane da incetta in Colorado. Non sparare! Non Allora. sparare! Ascolta, dobbiamo Ecco, salire dimmi, sulla dimmi, stazza dimmi. neve e bilanciare da qui! Quelle Cosa? Qual è cose sto rumore? non puoi capire! Ma no, è abbandonato, pezzo. Ok, va benissimo Compare, così. AC1, ci siamo. Ma dove... Copritevi! Ah, sei qui, Coprite zio. prima che si diffondano. Ok, andiamo, zio, Prioritaria andiamo, alleati. andiamo. Piazzate Mi lanciavella sono e stabilite cagato, un ragazzi. perimetro difensivo intorno a ogni alleare. Oh! E muori. Il Colorado è Allora, nato. andiamo a pensare la tevela, zio. Dove andiamo? Dai, dove andiamo? Andiamo qui, dai, dai. Vieni con me, vieni con me. Ah, pensiamo su questo alveare, va, va. Via, 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 via. Via, bro, vieni, vieni. Siamo qui. Opla. Proteggiamo la tivella, bro. Cosa stai facendo? Cosa stai frugando? Ah, ok. Ok, 660. Ok, dai, ammazza, zio. Grande. Allora, quindi come al solito dobbiamo distruggere gli alveari. Dopo che distruggiamo gli alveari, avete visto quegli esseri giganti che dovrebbero essere i mostri che vi ho indicato anche già nell'altro video, diciamo, dell'analisi di Onslow. Oh, tranquillo, brutto stronzo. Veleno di merda, sto cazzo di veleno mi sta. Mi infastidisce troppo. Gli scorpioni mi infastidiscono troppo, devo essere sincero. Ancora. Ma perché attaccate lui e non attaccate a me? Muori, stronzo, grande. Dai. Ah, scusami, bro, non l'ho visto. Cazzo, facendo. Non avevo visto sta cosa. Scusami. Vai, uccidi corpo a corpo, va. Cazzo, non ho guardato le missioni, merda. Vai, ammazziamoli, ammazziamoli. Ammazziamoli anche tu con i colpi. Con i colpi, vai. Dai, 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 via, 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 via. Ok, 8, 8, 8, 8, 8, dai, dai. Altri due abbiamo fatto la missione. Dai, 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 dai. Trivela, non distruggere. Via, 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 via. 9, ultimo, ultimo, ultimo. Dai, i colpi, dai, i colpi. Ma no, perché l'hai sparato? Vabbè, ho sbagliato io all'inizio, quindi non ti posso dare le colpi. Hai ragione anche tu. Scusami, zio, non lo sapevo. Non ho guardato le direttive di missione, cazzo. Allora, andiamo qui. Tempesta sta disturbando le comunicazioni. Il Allora, vediamo casino se ha c'è cambiato qualcuno di quei contatto. Avete l'ordine giganti. di trovare la Non è stata causa. sopravvivenza Vi prima ho che la delle guerra ragazzi. Ok, informazioni su perfetto. Nightfall. Questa Occupate il fucile a complesso pompa e che non ci attendete serve. ordini. Buona caccia. Tu cosa stai facendo? Trivella piazzata. Ok. Coglione, muori, grande. Qui cosa c'è? Cosa che cazzo è? Un fucile. Un VKS, non so cosa sia, ragazzi. Mi sono scordato anche di farvi vedere una cosa. Io vi faccio vedere un pezzettino di questo Nightfall. I primi alveari. E poi, ovviamente, vi faccio vedere l'ultima cosa che. Ovviamente, io come un coglione. Ah, no, vabbè, la faccio vedere qui. Eccola qui. Questo è il Maverick. Non male. Oh, che si fa? Sembra una mitraglia. Una mitraglia. Un fucile. Non neanche d'assalto. Una mitraglia leggera. Bel rumore che fa comunque. Non è male. Mi piace. Allora, zio, vieni, esserino. Ci sono anche quel cazzo di. Diciamo di mossi, di alieni che si illuminano quando c'è un avversario. Vieni, grande. Bello il tuo saltino, zio. Grandissimo. Se andiamo a difendere la trivella, magari. Dove cazzo è fuori? Dov'è la trivella? Ok, la trivella è qui. Ah, non la toccano neanche, bello. Vabbè. Mi sono dimenticato di esaminare. Cosa c'è? Beh,
Ok, un Soflam. No, no, usiamolo dopo, va. Usiamolo dopo il Soflam. Oh, ragazzi, ho brutta scimmia. Scimmia, è una scimmia aliena questa, ragazzi. Ma io voglio vedere quella specie di mostro gigantesco, una figata. Cioè, adesso, sinceramente, devo essere sincero. Mi interessa molto di più la storia di alieni. Perché? Perché hanno dato un senso alla fine all'attività aliena. Dallo studio, da cosa è successo. Cosa è successo perché arrivano. Perché sono arrivati qui nella Terra, ovviamente. Perché sono arrivati qui nella Terra? Motivo? Ci sono altri tipi di mostri? Ci saranno altri tipi di mostri, altri pacchetti di DLC di, ovviamente, di Nightfall e gli altri tre che usciranno. Questa cosa mi piace molto, devo essere sincero. Non sono un amante, come vi ho sempre detto, però almeno mi interessa un pochettino di più la storia. Come era su Zombie, mi interessavano molto le storie che c'erano dietro. Alla fine su Origins ho scoperto la storia di Richtofen e Samantha. E vabbè, oh, basta! Che cazzo stai facendo? Oh, che cazzo! Così, spara da solo, vabbè. Grazie, zio. Anch'io io ho munizioni incendiarie. Cosa sono queste munizioni che hai, zio? Tante. Figa. Colpi incendiari pronti. Prendi. Ah, stai facendo questa cosa, vai. Allora. Pistola automatica, controllati, no. Andiamo su. Ok. Oh, tranquillo. Tranquillo. Oh, munizioni. Sì, incendiare. Oh, basta, hai rotto il capo. Munizioni incendiarie, munizioni esplosive. Abbiamo un pochettino di tutto, ragazzi. Cerchiamo di andare avanti. Scusate che mi sono veramente arrugginito. Non aspettatevi un Coscino 2 o Zaz e gli altri, Matter Evolution, che sono veramente delle bestie in qualsiasi modalità, zombie, alieni, in qualsiasi modalità, ragazzi, perché io veramente sono una sega in confronto. Me la gioco tanto per divertirmi, per farvi vedere un pochettino la mappa. Alla fine non ho stabile, come potete vedere. Sicuramente si avanzerà molto di più fra un po'. Oh, e questo dove è uscito? Ah, sono quelli invisibili. Oh! Bello. Figo però, mi piace. Ma quanto cazzo sei resistente? Sei fede. Bello. Oh, morto. Bello, sto morto in te, mi piace. No, le bombette. Cazzo. Bello. Lui è lontano, però muore. Basta, bombetta aliena. Oh, peggio di quelle di chi sono fuori. Mola la trip. Ah, sono quelli alieni. Questa pistola è molto forte. Questa pistola è molto forte. Questo mi fa dedurre. Scorpione di merda. Ovviamente vorrei trovare anche l'arma aliena. Ok. Non so neanche che sfida avevassimo. Che sfida avevassimo, ragazzi. Ricordatevi questa cosa che ho detto. Veramente da testa di cazzo. Da analfabeta. No, che sfida avessimo. Ovviamente ci penso io alla trivella a questo punto, perché il tipo non mi dà neanche una mano. Zio, mi proteggi nella prossima trivella, ultima. Grazie, però magari me li dai dopo, va bene? Prendiamo munizioni esplosive, adesso tiro le mie. 2 secondi. Tieni qui. Colpi incendiari pronti. Prendi colpi incendiari, va. Vamos. Andiamo. Dove cazzo è l'allere? Qui sopra. Saliamo le scale? Vieni con me. Eccolo qui, l'ultima avare. Vediamo cosa succede. C'è un'arma bellina lì dietro che mi piace. Oh. Questa cosa. Mi si è illuminato. Ok. Oh. Argentato. Incendiatori. Che cazzo. Oh! Muori, bombetta. Sfida fallita, non so neanche sfida avessimo, vabbè. Ok, zio, dai, ci siamo? Muori. Torretta. Questa roba è una merda su cosa? Su Extinction.
lo scorpione, uccidiamo lo scorpione perché è una merda. La cosa, l'altra cosa che vorrei vedere adesso in questo momento, ragazzi, è come si chiama? Oh, l'altra cosa che vorrei vedere è l'arma quella aliena. Solo che sicuramente non la vedo perché sono sfigato. L'avrà il mio compagno. Ok, non ho più munizioni, ma vabbè. Ma dai! Ma mi proteggi 2 secondi. Veramente inutile. Come fai a stare sotto attacco se non c'è nessuno? Vabbè. Solo sarà inventato il tipo. Bello, bravo. LeBron James abbiamo contro. Meteoriti, che palle. Ricarica più rapido. Oh, tranquillo. Ah, queste bombette. Grande, zio. Bravo. Portameli tutti addosso, fai prima. Vabbè, ragazzi, questa è la minchiata di teste di uovo. Lasciamo perdere. Comunque sì, vi ho fatto vedere un pochettino l'inizio di questa Nightfall di Extinction. Come vi ho detto, faccio cagare. Non sono riuscito a sopravvivere neanche per un paio di round, un paio di alveari, ne ho distrutti 3 e poi mi hanno buttato giù. Datemi modo di migliorare, di continuare un pochettino la partita, di continuare un pochettino la modalità Extinction, anche perché adesso mi interessa un pochettino di più, visto che c'è la, come si dice, c'è la una storia dietro, come su Zombie. E niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, le quattro mappe multigiocatore vi siano piaciute, la modalità Nightfall vi sia piaciuta. Ditemi voi proprio i pareri che avete su Nightfall, su Onslaught, sul DLC nuovo di Call of Duty Ghost. E noi ci vediamo alla prossima. Quindi da cura notate tutto, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se avete apprezzato il video, ovviamente. Ci vediamo alla prossima. Bella, ragazzi.